detto all'inizio della conferenza, oggi parlare di vittoria del campionato sarebbe da presuntuosi, perché dobbiamo guardare in faccia quella che è la realtà. E quindi io credo che oggi sia sbagliato parlare di questo, però come vi ho detto, l'ambizione non ci deve precludere nulla. Noi dobbiamo oggi pensare a rimettere in carreggiata questa squadra, sulla carreggiata giusta, sulla strada giusta, per poi dopo andare a costruire quelle che sono le nostre possibilità per portare questo gruppo a rendere al massimo. Io credo che quest'anno sia stata la squadra migliorata, attrezzata per cercare di fare un campionato che non prevedeva questo inizio, però c'è, il campionato è molto difficile. Credo che quest'anno a parlare di promozione siano almeno 10-12 squadre che, se dovessero vincerlo, non si stupirebbe nessuno, quindi ci stiamo, secondo me, accingendo a vedere un campionato davvero altamente spettacolare. Anche queste prime giornate lo stanno dimostrando, quindi noi, ripeto, dobbiamo guardare a noi stessi e fare un passo alla volta. Il nostro primo passo, ho detto come obiettivo qual è, e dobbiamo essere focalizzati su quello per raggiungerlo il prima possibile e poi magari spostare la sticella più alto.